dal corpo di Cristo ti custodisca per la vita eterna. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato il mio nome. Ho chiesto preghiere, perché il tempo è difficile, avevo chiesto preghiere e tutti voi invece vi siete scordati. Sì, tu la sapienza. Il mio corpo è spirito. Non sono nel vostro corpo, il mio corpo non è il vostro corpo. Il mio corpo è sceso, si è formato nella Vergine Santissima, preparata da Dio, Padre, preparata da Lui, perché io prendessi la sua carne santificata. Voi non avete carne santificata, non potete, e io non sono la vostra carne, io sono la carne santissima di Dio. La madre mia è stata preparata da Dio Padre, santificata. Sapete cosa vuol dire santificata? Senza peccato, originale, cosa che non si dice più al giorno d'oggi, peccato originale. Mia madre è stata preservata proprio per la mia venuta, per il mio concepimento. Sono stato concepito da carne santissima, che è mia madre. E non posso essere la carne vostra, sono carne divina, carne di mia madre preparata da Dio. Avete compreso, sacerdoti? Dico a te, che ti facevi questa domanda. Io non sono il corpo degli uomini, sono carne divinizzata, fatta nel ventre di mia madre. La mia divinità è stata avvolta dalla carne di mia madre, già prestabilita dal Padre, e non posso essere la vostra carne. Comprendete tutti quanti cosa voglio dire? Capite il concetto? Capite il concetto? Non posso essere la vostra carne, altrimenti come facevo a diventare Dio per nutrire voi, la vostra anima e il vostro corpo, se ero del vostro corpo? Queste idee sono profanazione del mio Vangelo. Queste idee non devono correre in giro. Ognuno di voi riceve me, riceve la mia carne divinizzata, santificata da Dio Padre. Meditate su quello che vi ho detto, comprendete il significato grande del mio corpo e del mio sangue nell'ostia. Il mio cuore palpita in quell'ostia e palpita nei vostri cuori quando vi comunicate con me. Io palpito nei vostri cuori, insegno, nutro la vostra anima, la vostra mente. E quando chiedo preghiere, dovete pregare per me, per la mamma, perché ci aiutate a convertire questo mondo che ormai profanato da idee diaboliche. Oh.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi ho detto la settimana scorsa che l'ostia viene impressa dalla mia immagine come una radiografia reale, vera, presente. Io presente in ogni ostia, il mio corpo, il mio sangue, la mia divinità. Comunicatevi molto spesso, combatterete il mio nemico per i tempi in avvenire. Lo Spirito Santo vi illuminerà, è l'amore, e porta l'amore in ogni cuore, nei vostri cuori. Abbiate pietà dei vostri fratelli che non credono, pregate per loro. Molti di loro non ce la faranno, cadranno in quell'abisso interminabile. Abbiate pietà di loro e pregate. Pregate perché possiamo aiutarli, tutti insieme, io, la mamma e voi. Perché il mondo ormai è alla deriva. La Chiesa è alla deriva. E senza lo Spirito Santo e senza di me non comprende più. Ho detto la settimana scorsa i vulcani, ora sono i ghiacciai che si scioglieranno, invaderanno le terre, inonderanno, inondazioni. Arriverà caldo tremendo, caldo, caldo, scioglieranno i ghiacciai. Molte terre saranno sommerse. Pregate, pregate, pregate la mamma. Avete fatto la giornata oggi della mamma, del Sacro Cuore della mamma. Pregate, pregate lei, pregate sempre. Pregate con lei, per tutti voi. La pace mia, del Padre e dello Spirito Santo, sia con voi. Oh mio Dio, sia con tutti voi. La pace sia con tutti voi. Amen. No. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Oh,